Siamo a Grotta Zolina per questo primo trofeo Lunella, organizzazione da parte del gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery. Parliamo della categoria giovanissimi per quanto riguarda il ciclismo. Oggi è una festa per i più piccoli, 110 saranno gli atleti al via in un tracciato di 800 metri da ripetere più volte in base alle categorie. Questo è il figlio di Fabio Roscioli, Fabio Roscioli Junior, che dalla Spagna è venuto a correre da G1 in Italia. Gli altri intanto, visto anche il gran caldo, bevono, sono arrivati anche i corridori abruzzesi e anche altri corridori da svariate regioni in vacanza qui nelle nostre zone a provare questo tracciato. Qui a Grotta Zolina abbiamo detto di 800 metri nella zona industriale, di 800 metri per quanto riguarda la categoria giovanissimi. La giuria è composta da Baldassari e Jefimova e sarà sicuramente una bella giornata per i più piccoli. Presente anche uno dei proprietari del calzaturificio per bambini Lunella, Danilo Pennesi. Più tardi arriverà anche il sindaco di Grotta Zolina, Remo La Farina. La gara, dicevamo, organizzata dal gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery, ma molta collaborazione ha avuto questa società dalla New Mario Popille di Grotta Zolina e da Giampiero Conti, che proprio nella sua Grotta Zolina ha voluto dare una mano molto importante all'organizzazione. Inquadrati i ragazzi del gruppo ciclistico La Montagnola, associazione ciclistica Recanati, che salutano le nostre telecamere. Siamo ai momenti che precedono la partenza, numeri che vengono posti sulle maglie dei ragazzini. Questi sono quelli del gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery. Vediamo ancora inquadrato Fabio Roscioli Junior. Questi sono gli sponsor naturalmente della manifestazione. Iniziano a provare rapporti per quanto riguarda la categoria G1, che tra poco prenderà il via. Anello di 800 metri, G1, dovranno percorrerlo per ben tre volte. E allora naturalmente siamo in attesa della partenza. Ultime raccomandazioni: anche le nonne non hanno voluto far mancare il loro apporto, si sistemano i corridori per la partenza. Anche Sauro Mazzante è venuto a dare una mano agli organizzatori. Vediamo Fabio Roscioli vicino al piccolo Fabio Roscioli Junior. Fabio Roscioli, che è stato un grande corridore professionista, l'inquadratura è adesso per Gianmario Conti, il figlio di Giampiero. G1, tre giri, pronti, si parte, abbassa la bandierina a scacchi Danilo Pennesi del calzaturificio Lunella. Si parte dunque a buona andatura per quanto riguarda i giovanissimi G1, sono 11 i corridori al via in questa prima gara in programma quest'oggi. E subito buona andatura da parte dei ciclisti, si avvantaggiano intanto tre corridori, sono Riccardo Pierangelini, poi abbiamo visto Fabio Fuertes Rocho e abbiamo visto anche Alessandro Senesi, si sono avvantaggiati. Abbiamo visto anche il passaggio di Gianmario Conti, gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery. Eccoli qui ancora i tre al comando, pedala velocissimo Pierangelini, pedala velocissimo anche Roscioli, dietro ai due c'è Senesi che controlla la situazione. Ancora al passaggio adesso per Michele Offidani, poi arrivano altri corridori pronti al transito, pedale rosso-blu Picenum, transita anche Gianmario Conti in questo momento. Siamo alla volata conclusiva per quanto riguarda il successo finale, impallati un po' dalle moto. Vittoria che va a Riccardo Pierangelini, davanti ad Alessandro Senesi, terzo posto per Fabio Roscioli, quarto per Michele Offidani, quinto per Eric Saladini. Eccolo, vediamo Michele Offidani che va a chiudere adesso la sua prova. Poi al quinto posto abbiamo detto pedale rosso blu Picenum Eric Saladini, poi si lotta per la sesta posizione, arriva Gianmario Conti in sesta posizione e poi via via tutti gli altri. Completata dunque la prima gara in programma, quella per quanto riguarda la categoria G1, con il successo di Pierangelini. Ora tocca alla categoria G2. Per la categoria G2 saranno 6 giri da percorrere, 4 km e 800 metri, anche loro pronti per la partenza, saranno in 13 al via per quanto riguarda la categoria G2. In campo femminile intanto nella categoria G1 ricordiamo il successo ottenuto in questa gara. Intanto è partita anche la categoria G2, dicevamo categoria femminile G1 per Rebecca Costanzi della Rapagnanese CAS Ciclistico. Partita anche la gara intanto per la categoria G2, abbiamo detto 6 giri per quanto riguarda il tracciato di gara, gruppo praticamente compatto in questo momento. Troviamo il gruppo compatto pilotato da alcuni corridori che hanno voglia di fare bene
sono tutti, vediamo anche, abbiamo visto Edoardo Fiorini del pedale Chiaravallese, ancora il pedale Chiaravallese davanti a scandire il ritmo, e questa è una gara molto molto tattica. Sicuramente Edoardo Fiorini, che adesso si è posizionato alle spalle del battistrada, alcuni ritardatari, gruppo ciclistico La Montagnola, poi le maglie del Cycling Project Montegranaro, si scatta, siamo alla campana dell'ultimo giro, campana dell'ultimo giro per Edoardo Fiorini, pedale Chiaravallese, poi vediamo Filippo Tomassini del pedale Rosso Blu Picenum, e poi per il Rapagnanese Cas Ciclistico abbiamo visto Matteo Perugini, arrivano altri corridori, gruppo ciclistico Osimo Stazione, tra poco ci sarà l'arrivo anche di questa seconda gara, siamo oramai alle fasi conclusive per Edoardo Fiorini, pedale Chiaravallese, che si rilancia ancora la sua azione e va a vincere sul traguardo di Grotta Zolina. Al secondo posto arriva Filippo Tomassini, pedale Rosso Blu Picenum, al terzo Matteo Perugini, Rapagnanese Cas Ciclistico, eccolo lì che sta per completare la sua prova. Poi vediamo alle spalle il portacolore del gruppo ciclistico Osimo Stazione, si tratta di Victor Micheloni che giunge in quarta posizione, eccolo Victor Micheloni che chiude al quarto posto. Arriva ancora, arrivano anche altri corridori, pedale Teate, Mattia Mincone sul traguardo, poi ancora per il pedale Rosso Blu Picenum Emanuele Morganti che precede Kyle Russo, 3M Morrovalle, dietro arriva anche Leonardo Sfredda. Arrivano altri corridori per quanto riguarda questa categoria, che alla femminile ha premiato Giulia Giacobbi, Potenza Rinascita, davanti a Vivian Micheloni. Tra poco prenderà il via la categoria G3, che sarà impegnata sulla distanza di 8 giri, 6 km e 400 metri. Due belle gare dunque hanno animato questo trofeo calzaturificio Lunella qui a Grotta Zolina. Pronti, si parte anche con la categoria G3, abbiamo detto 8 giri da percorrere. Al via sono in 16 i corridori che prendono il via in questa gara. Le maglie della Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio nelle prime posizioni, a quella di Niccolò Renzi, poi al centro vediamo altre maglie. Comunque la situazione è ancora molto fluida in questa gara per la categoria G3. Ora ripresi di spalle i corridori al passaggio, gruppo praticamente compatto, si scatta ancora con Niccolò Renzi e con gli altri che si mettono subito sulla sua ruota. Ecco i corridori che arrivano, ancora ripresa di spalle sulla linea del traguardo per il gruppo praticamente compatto. Eccolo qui intanto ancora una volta il portacolore dell'Hoppy Bike al passaggio, intanto tanta folla abbiamo visto sul traguardo di Grotta Zolina, segno evidente molto importante questo per quanto riguarda la gara che è stata organizzata. Abbiamo visto nelle prime posizioni anche Rebecca Fiscarelli per il gruppo sportivo Studio Model Gallery e anche Elisa Corradetti ed Eva Zandri. Siamo all'ultimo giro, al comando sempre Niccolò Renzi, Hoppy Bike Porto Sant'Elpidio, tallonato da Cristian Giacobbi della Potenza Rinascita e poi via via tutti gli altri. Voltiamo dunque per l'ultima volta, parte la volata per l'assegnazione del successo, volata lunghissima. Vediamo al comando Cristian Giacobbi che pedala velocissimo e la portacolori della Potenza Rinascita va a vincere davanti ad Alessandro Battistoni, ciclista Granati, terzo posto per Niccolò Renzi, poi Jacopo Costanzi, poi arriva Teo Lancioni, Matteo Ragni, Walter Battisti, Edoardo Tamiazzo. Sul traguardo ancora altri corridori che stanno per arrivare. In campo femminile vittoria per Elisa Corradetti, pedale Rosso Blu Picenum, davanti ad Eva Zandri, ciclistica Recanati, e a Rebecca Fiscarelli, gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery. Abbiamo completato anche la categoria G3, adesso toccherà alla categoria G4. Eccoli già pronti i corridori per quella che è la partenza della categoria G4. Categoria G4 che disputa la sua gara sulla distanza di 12 giri pari a 9 km e 600 metri. 9 km e 600 metri dunque per la categoria G4, partiti in questo istante, sono veramente in tanti anche stavolta i ragazzini per quanto riguarda questa partenza. Questa potrebbe essere una gara un po' più tattica rispetto alle precedenti, qualche problema intanto per Davide Colibazzi per allacciare pedali, per sistemare lo scarpino sui pedali. Gruppo compatto, maglia del pedale Rosso Blu Picenum in testa in questo inizio.
ma siamo solo all'avvio, 12 giri, vediamo anche Elia Maglianesi inquadrato con la maglia del gruppo sportivo Studio Model Gallery, qualche ritardatario, si susseguono intanto i passaggi con le maglie della Potenza Rinascita davanti, dovrebbe trattarsi quella di Ciro Nocerino, controlla Elia Maglianesi che allarga, vediamo il passaggio in questo momento per quanto riguarda la categoria G4, si scatta dopo il passaggio alla ricerca di migliori posizioni e la gara rimane sempre molto in bilico, molto molto in bilico, perché è una gara che si disputa sulla distanza di 12 giri, una gara che diventa sempre molto controllata. Intanto il gruppo prova a rilanciare la sua azione in questo momento. Abbiamo visto le maglie del CAS ciclistico rapagnanese con Leonardo Pochi che scatta, si porta dietro due corridori, Leonardo Pochi, altri provano ad agganciarsi, rimangono indietro gli altri e ora la situazione diventa un po' più chiara per quanto riguarda questa categoria. È ancora Leonardo Pochi al comando, siamo alla campana dell'ultimo giro, sono in tre al comando, li andiamo a verificare, sono Leonardo Pochi, poi troviamo Nicolò Grini e Daniel Mincone, questi sono i ritardatari, gruppo che comprende anche Elia Maglianesi, il quartetto, poi arriva ancora un terzetto alle spalle del quartetto che insegue, ci sono le maglie dell'Hobby Bike Porto Sant'Elpidio, intanto parte la volata per la vittoria finale, in testa troviamo Leonardo Pochi che però viene affiancato da Nicolo Grini, veramente una bellissima volata, Pochi però rallenta e vince Nicolo Grini, pedale tiravallese davanti a Leonardo Pochi, rapagnanese CAS ciclistico, terzo posto per Daniel Mincone, pedale Teate, parte la volata che vale il quarto posto, ad appannaggio di Alessio Scartozzi, pedale rossoblu davanti a Mattia Franchi, Mosciano 2.0, poi Elia Maglianesi, Luca Spendolini, Giovanni Ercoli, chiudono adesso Roberto Nanni Costa e Diego Falcetelli. Per quanto riguarda le ragazze nella G4, il successo ad Elisa Moretti del gruppo ciclistico La Montagnola Porto Sant'Elpidio davanti a Nicole Giorgini della Perla dell'Adriatico. E dopo la categoria G4 tocca adesso alla categoria G5, 14 giri, 11 km e 200 metri da percorrere qui a Grotta Zolina per questo primo trofeo Lunella. Per quanto riguarda, dicevamo, la categoria G5, categoria sempre molto importante, sono alla via 25 i corridori, tutto ormai pronto. La linea passata da Ilaria Baldassarri, si parte, categoria G5 dunque al via, vediamo quale responso ci darà la strada. Tutto il gruppo è compatto, per quanto riguarda la categoria G5, nulla da segnalare in queste prime battute, con il gruppo compatto che occupa tutta la sella stradale, segno evidente che l'andatura non è sicuramente veloce, ancora gruppo compatto anche nella tornata successiva, circuito di 800 metri, dunque. Ed eccolo qui ora un tentativo da parte di un portacolori del pedale rossoblu Picenum, si tratta del numero 4 Mirko Persico che ci prova, ma il gruppo rimane sempre lì incollato, ancora Mirko Persico nelle prime posizioni, volta in questo istante, sempre pedale rossoblu Picenum, gruppo però praticamente compatto. Ancora con la categoria G5, nulla da segnalare con il gruppo che rimane sempre compatto. Dicevamo un gruppo abbastanza nutrito di corridori quest'oggi qui a Grotta Zolina per questo primo trofeo Lunella, organizzazione da parte del gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery di Monteurano, presieduto da Enzo Maglianesi. Gruppo sempre compatto, lo vediamo ancora al passaggio, gruppo compatto con la situazione che ancora deve evolversi. Intanto siamo alla campana dell'ultimo giro, con il gruppo compatto, categoria G5, e la volata a questo punto sarà inevitabile per quanto riguarda il successo finale. Gruppo che volta, lo ritroviamo proprio per la volata conclusiva, che è preda di
Federico Cozzani della Tarros Junior Cycling davanti ad Alex Cecconi, gruppo ciclisti Cosimo Stazione, poi Mirko De Angelis, Potenza Rinascita, Matteo Tuglio, pedale Teate, Mattia Volpi, Potenza Rinascita, Mattia Balestra, pedale Rosso Blu Picenum, Luca Di Lupidio, gruppo ciclisti con la Montagnola, poi Subia, Vittori e Giacopetti. Per quanto riguarda le donne, successo nella G5 per Sara Albanesi della pedale Rosso Blu Picenum. Andiamo con l'ultima gara in programma, categoria G6, 20 giri, 16 chilometri, questa è l'ultima gara in programma quest'oggi qui a Grotta Zolina, anche qui tanta partecipazione perché sono in 22 i corridori che stanno per prendere il via per completare questo primo trofeo Lunella, organizzazione da parte del gruppo ciclistico, gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery e con la collaborazione anche della Newmarie Pupilli Grotta Zolina. Davvero tanta gente per quanto riguarda i più piccoli che partono in questo istante. Ultima gara in programma quest'oggi nel primo trofeo calzaturificio Lunella qui a Grotta Zolina nella zona industriale. Parte l'ultima gara in programma. Gruppo compatto in questo avvio. Questa è una categoria dove ci si studia perché poi il prossimo anno questi atleti passeranno di categoria, saranno inseriti tra gli esordienti di primo anno e allora già loro cercano naturalmente di studiarsi in gare. Intanto ricordiamo, mentre stiamo vedendo queste fasi, che il prossimo appuntamento con i giovanissimi su strada sarà quello di sabato prossimo in località Bivio Cascinare per il quinto trofeo Stamp Italia, società organizzatrice del gruppo ciclistico La Montagnola. Si gareggia su un circuito come sempre oramai ben stabilizzato, i giri verranno decisi in base naturalmente alle categorie, il ritrovo fissato alle ore 14:30, la partenza alle ore 16, per la giuria ci saranno Di Chiara e Bartolacci e dunque un altro bel appuntamento quello del 5 agosto, sabato 5 agosto con i giovanissimi su strada, giovanissimi che li rivedremo poi anche il 19 agosto a Borgo Miriam di Offida per una gara organizzata dalla SCA Offida, anche lì tanta voglia di fare bene il prossimo 19 agosto ancora è insieme ai giovanissimi per l'organizzazione della SCA Offida. Ma noi torniamo alla gara con il pedale Teate davanti e con il gruppo praticamente compatto, era Simone Piano a scandire il ritmo in testa al gruppo, ma veramente la folla oggi è tanta qui a questa gara per la categoria giovanissimi, si prova a scattare davanti, sono le maglie dell'Hopi Bike che provano a fare la differenza, ma il gruppo rimane sempre praticamente compatto, nulla da segnalare in questa gara per la categoria G6 che chiude questo primo trofeo Lunella. Gruppo compatto, ancora le maglie dell'Hopi Bike pilotate da Federico Ferranti a scattare in questo momento, ma non succede nulla. Allora arriviamo alla campana dell'ultimo giro, ultimo giro con molto probabilmente una volata che dovrà dire chi vincerà. Intanto si è alleggerito dalla borraccia Simone Piano e allora la volata decreterà il vincitore ed è proprio Simone Piano, pedale Teate davanti, ancora Simone Piano che vince largamente davanti ad Alessandro Cursi, ciclista dei Galanti, poi Ciro Nocerino, Potenza Rinascita, quarto posto per Ferranti Hopi Bike, quinto per Moretti, La Montagnola, poi troviamo Fanelli, Trovarelli, Novelli, Fiorini e Raccosta. Dunque Simone Piano, pedale Teate va a vincere questa gara davvero molto bella. Per quanto riguarda la G6 al femminile, successo per Cristina Cursi, pedale Rosso Blu Picenum, davanti a Valentina Candido, Samuela Palazzone, Rebecca Toscanelli e Sara Di Biase. Per quanto riguarda la classifica per società, a punteggio, vittoria per il pedale Rosso Blu Picenum, davanti al pedale Chiaravallese e al pedale Teate, a partecipazione successo per la ciclistica Recanati. Enzo Maglianesi, presidente gruppo sportivo Studio Moda Air Gallery, dopo le fatiche del campionato italiano Master, oggi ti sei rivolto ai più giovani con questa gara per giovanissimi qui a Grotta Zolina. Oltre 100 partecipanti hanno decretato il successo organizzativo, è andata bene. Sì, tutto bene, tranne una caduta, per fortuna un bambino non si è fatto niente, solo delle piccole scoriazioni, però ha proceduto tutto nel migliore dei modi. Lo scorso anno era il trofeo CONI all'Ippodromo San Paolo di Monte Giorgio, quest'anno per i più piccoli hai scelto Grotta Zolina come location, come mai? Perché proprio il percorso si prestava bene per questi giovani, allora abbiamo optato per fare questa corsa qui a Grotta Zolina. A livello organizzativo quest'anno hai finito, tante sono state le fatiche, o hai qualcosa in mente? No, basta, quest'anno ho finito con questa qui l'ultima gara, perché abbiamo fatto anche il campionato italiano, due giorni molto intensi. E quindi ecco, oggi ho concluso per la stagione 2017. Ti ringraziare?
Ringrazio lo sponsor Lunella e anche a tutti quanti le persone a Conti che mi ha aiutato, ma dando a tutti quanti quelli che mi hanno aiutato. No, abbiamo domenica, fra due domeniche, alla corsa juniores a Petritoli, sì, è l'ultima. E questa qui è l'ultima gara che si organizza. Beh, oramai Petritoli è diventata una tradizione, è stata e sarà sempre una gara molto importante, essere vicino agli organizzatori come Emanuele Senz'Acqua lo è ancora di più. Sì, sì, lì ecco, c'è una collaborazione con Emanuele Senz'Acqua, però ecco, la società GS Studio Motor Gallery è sempre vicino nell'organizzare corse, diciamo. Danilo Pennesi, uno dei titolari del calzaturificio Lunella, che oggi ha sponsorizzato qui a Grottazzolina questa gara organizzata dal gruppo sportivo Studio Motor Gallery. È stata una bella manifestazione, lei l'ha vissuta tutta, cosa ci può raccontare? Le è piaciuta? Ottima, ben riuscita e sono molto soddisfatto, grazie a Enzio Maianesi che mi ha dato l'onore di dedicarmi questa corsa per i bambini, grazie. Sono state più corse belle da vedere, più corse emozionanti. Il calzaturificio Lunella è uno degli sponsor storici di questa società, sempre al fianco di Enzo Maglianese. Sì, è vero, è da anni che stiamo insieme a lui, noi facciamo calzature dei bambini e adesso siamo molto soddisfatti di avere dei bambini che corrono con le biciclette. Grazie. Massimo Romanelli oggi a Grottazzolina in questa gara per giovanissimi ha rappresentato e rappresenta la Federazione Ciclistica Italiana come vicepresidente regionale, ma non solo, perché oggi correva suo figlio insieme alla Cassera Pagnanese. Che giornata è stata? Oh, vabbè, lasciamo stare, come si dice, le questioni familiari, parliamo invece di questa manifestazione che è riuscita ottimamente, quindi faccio i complimenti alla società che a poche settimane dall'organizzazione del campionato italiano Master si è riproposta con un'organizzazione per giovanissimi. Questo dà un po', insomma, il segno di quello che noi abbiamo cercato di tracciare come comitato regionale in questi anni, ossia cercare di trascinare le società amatoriali che storicamente facevano questa attività verso il mondo giovanile. Devo dire che lo Studio Motor Gallery ci è sempre venuto dietro, dal suo presidente in primis, e quindi li ringrazio e gli faccio complimenti per oggi. Oggi è una giornata importante, entriamo adesso nel mese in cui ci saranno tante manifestazioni dedicate ai più giovani. Sabato prossimo a Bivio Cascinare ancora i giovanissimi, domenica Doffida tornano gli juniores che saranno poi il 13 a Petritoli, arriva anche il Gran Premio Capodarco, entriamo in un mese, quello di agosto, molto importante. Sì, poi la gara di Petritoli è organizzata sempre da questa società con l'aiuto di Emanuele Senz'Acqua a Petritoli. È il mese del ciclismo nelle Marche, questo è tradizionalmente quello che con il culmine, diciamo, di Capodarco raccoglie un po' le gare, diciamo, un po' più sentite. Non che nel corso dell'anno non ce ne siano di altrettanto belle e importanti, perché per fortuna nelle Marche da marzo fino a settembre-ottobre abbiamo gare importanti lungo tutto l'anno, quindi partiamo da gare nazionali e internazionali da marzo, mi viene in mente Monte Cassiano per finire col Rigoberto La Monica, per dire una gara, quindi insomma siamo ben coperti su questo e agosto è la ciliegina sulla torta. Oggi qui a Grottazzolina a seguire il piccolo Fabio Roscioli, c'era Fabio Roscioli più grande che è tornato in Italia per gustarsi anche le gesta del ciclismo giovanile, sei tornato un po' indietro nel tempo quando gareggiavi anche tu in queste categorie, in questa bella organizzazione del gruppo sportivo Studio Motor Gallery. Sì, sono trascorsi alcuni decenni da quel lontano 1975 quando io iniziai a gareggiare con categorie giovanili, appunto mio padre mi mise in questo mondo, no? E io a distanza di tanti anni ho messo adesso l'ultimo arrivato, Fabio Junior, dalla Spagna, e veniamo qui in vacanza, però non lasciamo l'opportunità di poter gareggiare e fare nuove amicizie con altri bambini. Sei tornato indietro nel tempo, ti sei gustato una bella giornata? Sì, una giornata bella e caldissima, tra l'altro, caldissima e non poco, però l'importante è che le cose vadano bene sportivamente parlando, a parte qualche caduta che, diciamo, è all'ordine del giorno quasi, però non mi sembra ci siano stati incidenti particolari e vedo molta felicità, questo è bellissimo, vedere famiglie e ragazzini tutti uniti, ho giocato a pallone fino a poco fa con loro
Quindi ecco, questo è il bello dello sport, no, in generale, unire gruppi, famiglie e ragazzini e finire la giornata in felicità tutti insieme. Oggi cosa, che attività svolge il Fabio Roscioli che abbiamo conosciuto come corridore professionista per tanti anni? Io sono sempre rimasto nell'ambiente dello sport. Quando ero ancora professionista avevo ben chiare le idee di non continuare a gareggiare, ossia voglio dire, io ho terminato l'attività professionistica e non ho più gareggiato agonisticamente, però la bicicletta non l'ho mai lasciata, quindi sempre esco in bici con i ragazzini, con gli amici, ma solo per pura passione. Mentre invece a livello laborale, in Italia si dice come lavoro, le parole alcune non me le ricordo ancora molto bene, quindi a livello lavorativo porto avanti dei centri sportivi, palestre qua, polisportive in Spagna. Remo Farina, sindaco di Grotta Azzolina, oggi questa bellissima gara per i più piccoli qui a Grotta Azzolina, organizzata nel miglior modo possibile, oltre 100 partecipanti, e bel successo. Ha detto tutto lei, quindi a me rimane pochissimo da dire. Sono rimasta molto impressionata dalla presenza di questo nugolo di bambini coloratissimi, vivacissimi. Ho visto le ragazzine quando salivano a prendere il premio, che erano proprio potenti, quindi veramente complimenti agli organizzatori, alla manifestazione complessiva e anche grazie alla bella giornata di oggi, quindi è stata veramente una cosa molto, molto bella e molto interessante.